entrate nella gioia e nella gloria e rendete grazie a Dio che vi ha chiamato al regno dei cieli. Alleluia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, il primo messaggio del Cristo risorto è il perdono dei peccati, affinché la misericordia del Signore colmi di gioia i nostri cuori. Invochiamo il perdono delle nostre quotidiane fragilità. Signore, volto umano della divina misericordia, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Cristo, mani trafitte dai chiodi e protese verso ogni peccatore, abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore, cuore aperto dalla lancia per essere porta di salvezza per tutti gli uomini, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, e pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Dio di eterna misericordia, che nella ricorrenza pasquale ravvivi la fede del tuo popolo, accresci in noi la grazia che ci hai dato, perché tutti comprendiamo l'inestimabile ricchezza del battesimo che ci ha purificati, dello spirito che ci ha rigenerati, del sangue che ci ha redenti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dagli Atti degli Apostoli. Quelli che erano stati battezzati erano perseveranti nell'insegnamento degli Apostoli e nella comunione, nello spezzare il pane e nelle preghiere. Un senso di timore era in tutti, e prodigi e segni avvenivano per opera degli Apostoli. Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune. Vendevano le loro proprietà e sostanze e le dividevano con tutti, secondo il bisogno di ciascuno. Ogni giorno erano perseveranti insieme nel Tempio e, spezzando il pane nelle case, prendevano cibo con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
rendete grazie al Signore perché è buono, il suo amore è per sempre. Rendete grazie al Signore perché è buono, il suo amore è per sempre. Dica Israele, il suo amore è per sempre. Dica la casa di Aronne, il suo amore è per sempre. Dicano quelli che temono il Signore, il suo amore è per sempre. Rendete grazie al Signore perché è buono, il suo amore è per sempre. Mi avevano spinto con forza per farmi cadere, ma il Signore è stato il mio aiuto. Mia forza e il mio canto è il Signore, Egli è stato la mia salvezza. Grida di giubilo e di vittoria nelle tende dei giusti. La destra del Signore ha fatto prodezze. Rendete grazie al Signore perché è buono e il suo amore è per sempre. La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno che ha fatto il Signore. Rallegriamoci in essi ed esultiamo. Rendete grazie al Signore perché è buono, il suo amore è per sempre. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Sia benedetto Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha rigenerati, mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per una speranza viva, per un'eredità che non si corrompe, non si macchia e non marcisce. Essa è conservata nei cieli per voi, che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede, in vista della salvezza che sta per essere rivelata nell'ultimo tempo. Perciò siete ricolmi di gioia, anche se ora dovete essere, per un po' di tempo, afflitti da varie prove, affinché la vostra fede, messa alla prova, molto più preziosa dell'oro, destinato a perire e tuttavia purificato con fuoco, torni a vostra lode, gloria e onore quando Gesù Cristo si manifesterà. Voi lo amate, pur senza averlo visto, e ora, senza vederlo, credete in Lui. Perciò esultate di gioia indicibile e gloriosa, mentre raggiungete la metà della vostra fede, la salvezza delle anime. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia! Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!» Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui rimetterete i peccati saranno rimessi, a coloro a cui non li rimetterete non saranno
rimessi. Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». 8 giorni dopo, i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani. Tendi la tua mano e mettila nel mio fianco, e non essere incredulo, ma credente». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che, pur non avendo visto, crederanno». Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Cari fratelli e sorelle, celebriamo la seconda domenica di Pasqua, nell'ottava di Pasqua, la domenica tradizionalmente conosciuta come Domenica in Albis, cioè la domenica delle vesti bianche, la domenica in cui i neobattezzati partecipavano alla Eucaristia domenicale insieme a tutti gli altri fedeli, e portando ancora indosso la veste bianca battesimale riempivano di gioia la chiesa, ecco, con il candore della dignità della loro nuova vita, della vita cristiana, la domenica in Albis. Ma oggi è anche la domenica della Divina Misericordia. Da alcuni anni si è diffusa nella Chiesa anche con la benedizione di San Giovanni Paolo II la devozione della Divina Misericordia, che trova il suo pieno significato nella Pasqua. Che cos'è la Pasqua se non la straordinaria manifestazione dell'amore di Dio per l'umanità ferita dal peccato? È la più grande manifestazione della misericordia divina che viene diffusa nei nostri cuori, nella nostra vita, perché possiamo fare un'esperienza piena della salvezza, dell'amore di Dio, della comunione profonda con Lui, che si stabilisce per il dono della vita che il Signore ha fatto nella croce e nell'accoglienza che noi facciamo di questa salvezza nel battesimo. Col battesimo veniamo resi partecipi della morte e della risurrezione di Gesù. Ed è felicemente opportuna, soprattutto in questo tempo, coltivare la devozione della misericordia. È opportuna questa devozione, perché diciamocelo pure, dobbiamo anche ammetterlo con franchezza, cari fratelli e sorelle, che non tutti riescono a cogliere nel linguaggio della liturgia
il significato della redenzione. Non tutti sono sintonizzati con il ciclo della liturgia. E forse c'è bisogno anche di un linguaggio più semplice, più popolare, per arrivare a tutti. Allora la potenza della Pasqua, il messaggio della Pasqua può anche servirsi di una devozione come quella della Divina Misericordia per raggiungere più fedeli possibile e poter far approfondire la ricchezza di questo grande evento, ecco, che il Signore ci permette ogni anno di celebrare. Il Triduo Pasquale, la celebrazione della passione, morte e risurrezione di Gesù. Non a caso sappiamo bene che la coroncina della Divina Misericordia si recita alle 3 del pomeriggio. Si recita con nell'ora della morte di Gesù. E c'è uno straordinario filo che lega con questa devozione, se vogliamo, anche l'immagine, il dipinto di Gesù misericordioso. C'è un filo che lega questa immagine, questa iconografia, con la scena del Calvario in cui Gesù crocifisso, trafitto nel costato, fa scaturire dal suo petto sangue ed acqua, da cui scaturiscono i sacramenti della Chiesa, da cui scaturisce la sorgente di ogni benedizione per l'umanità. Ma vogliamo anche guardare stamattina brevemente la pagina del Vangelo, con la famosa scena di Tommaso che non crede, l'incredulità di Tommaso. C'è qualche cosa da dire su questo brano, e non vorrei soffermarmi tanto sulla incredulità di Tommaso o sulla presunta incredulità di Tommaso, perché in realtà in questo brano si nasconde qualcosa di molto più profondo. Innanzitutto c'è una dimensione fondamentale della vita cristiana, che è quella dell'annuncio. I discepoli hanno visto il Signore e lo raccontano a coloro che non erano presenti. Ma è la vita della Chiesa. Chi ha incontrato il Signore lo dice agli altri, lo racconta, cerca di condividere la propria esperienza della Pasqua. E la vera Pasqua che noi facciamo, fratelli e sorelle, e tra l'altro questo tempo di epidemia, di quarantena, ce l'ha fatto sperimentare nel modo migliore. La vera esperienza della Pasqua che noi facciamo è quella in cui è il Signore a passare, non noi. La Pasqua originale è quella che fa il Signore. Questo è il giorno che ha fatto il Signore. Rallegriamoci ed esultiamo in esso, abbiamo detto domenica scorsa. È il Signore che passa, è il Signore che la prepara. La Pasqua non è quella che progettiamo noi. A noi viene chiesto di rinnovare la nostra vita, di rinascere, di riprendere le nostre quotidiane occupazioni da salvati, cioè senza avere più paura della morte. Questa è la Pasqua. Guardare al futuro, ma anche al presente, con il sorriso, con la gioia nel cuore, che ci viene dalla certezza di essere salvati e dalla fiducia di camminare nella speranza. Allora, questa esperienza della Pasqua che ne facciamo la dobbiamo condividere con tutti. La dobbiamo raccontare e chiediamoci, allora questo è un po' il compito per casa che vi assegno, ma noi l'abbiamo mai raccontata la Pasqua?
E se l'abbiamo raccontata, come l'abbiamo raccontata? La Pasqua, a chi l'abbiamo raccontata? L'abbiamo raccontata in modo credibile, nel senso che la nostra vita è conforme a quello che abbiamo detto? Oppure annunciamo la gioia della risurrezione col broncio? Possiamo mai essere credibili? O angosciati? O con la paura addosso? Possiamo essere credibili? È il Cristo risorto la sorgente vera della nostra gioia e della nostra speranza. Lui ci dona lo Spirito, e allora è in questa logica che si inserisce l'obiezione di Tommaso. Tommaso non ha bisogno che gli dicano di avere visto un fantasma. Lui ha bisogno di sapere che quel Cristo risorto che hanno visto sia lo stesso che è stato crocifisso, altrimenti la risurrezione non ci interessa. Non dona speranza, diversamente, la risurrezione, se non è il passaggio successivo alla morte. La morte non è vinta se Cristo risorto non porta i segni dei chiodi nelle mani. È in questa logica che dobbiamo capire l'obiezione di Tommaso. E infatti, dopo l'incontro con il Signore risorto, Tommaso fa la sua professione di fede e proclama Gesù mio Signore e mio Dio. E a questa professione di fede l'Evangelista Giovanni fa eco dicendo che anche noi, dopo aver incontrato Cristo morto e risorto, possiamo credere che Gesù è il Figlio di Dio, e credendo possiamo avere e vivere la vita nel suo nome. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili ed invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, in questo giorno santo, in cui la potenza
festa del risorto spezza tutte le barriere del peccato e della morte, rivolgiamo la nostra preghiera a Dio Padre, dicendo insieme: per la risurrezione del tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Per la risurrezione del tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Per la Chiesa di Dio, convocata nel giorno del Signore, Pasqua della settimana, perché annuncia al mondo la misericordia di Dio e il perdono dei peccati, preghiamo. Per la risurrezione del tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Per i neofiti che hanno ricevuto il battesimo nella notte di Pasqua, perché siano fedeli al credo che hanno professato e contribuiscano attivamente all'edificazione di comunità accoglienti, preghiamo. Per la risurrezione del tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Per i governanti e i giudici, perché, fedeli al Vangelo, operino sempre nel rispetto della verità e della giustizia, soprattutto con leggi e azioni che difendano la vita, preghiamo. Per la risurrezione del tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Per i detenuti, perché nella conversione a Cristo scoprano la vera libertà che nacque dalla sua verità e dal suo perdono, preghiamo. Per la risurrezione del tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Per la nostra comunità, perché il Signore risorto, con la sua pace e libertà, abbatta le mura della diffidenza e della paura, preghiamo. Per la risurrezione del tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Padre Santo, aumenta la nostra fede, perché nell'Eucaristia che celebriamo e in ogni evento della nostra vita sappiamo sempre riconoscere presente il tuo Figlio, morto e risorto per la nostra salvezza. Egli è Dio e vive e regna con te nei secoli dei secoli. Amen. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli, Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli, Signore. Pregate, fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e tutta la sua santa Chiesa. Accogli con bontà, Signore, l'offerta del tuo popolo, tu che ci hai chiamati alla fede e rigenerati nel battesimo, guidaci alla felicità eterna.
per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo giorno nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. È Lui il vero agnello che ha tolto i peccati del mondo. È Lui che morendo ha distrutto la morte e risorgendo ha ridato a noi la vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore, osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunziamo la tua morte, oh Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno glorioso della risurrezione del Cristo Signore nel suo vero corpo. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Calogero e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria,
Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore risorto ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberarci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Il corpo di Cristo. Amen. Accosta la tua mano, tocca le cicatrici dei chiodi, e non essere incredulo, ma credente. Alleluia.
Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già avvenuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Amen. Preghiamo. Dio onnipotente, la forza del sacramento pasquale che abbiamo ricevuto continui a operare nella nostra vita. Per Cristo nostro Signore. Amen. Cari fratelli e sorelle, godiamo di questa bella giornata, di questa domenica che il Signore ci dona. Sembra già di intravedere all'orizzonte spiragli di novità, di cambiamenti. Possiamo dire un po' così che se la Quaresima ci ha portato la quarantena, il tempo di Pasqua speriamo che ci porti la liberazione, la rinascita, anche questo lieve calo delle restrizioni che cominciamo a intravedere, sicuramente riempie il nostro cuore di gioia e di speranza e ci fa assaporare, gustare ancora di più la gioia della Pasqua, l'allegria della Pasqua. E allora vogliamo custodirla nel nostro cuore, raccontarla, condividerla con i nostri fratelli. E rivolgiamo anche un pensiero al nostro vescovo, ecco, che continua a fare progressi nel suo percorso di guarigione e speriamo di tornare a riaverlo in mezzo a noi e pienamente ristabilito in salute. Vi auguro una buona domenica e un buon pranzo. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Inchinatevi per la benedizione. In questo santo giorno di Pasqua, Dio onnipotente vi benedica e vi custodisca nella sua pace. Amen. Dio, che nella Pasqua del suo Figlio ha rinnovato l'umanità intera, vi renda partecipi della sua vita immortale. Amen. Voi che dopo i giorni della Passione celebrate con gioia la risurrezione del Signore, possiate giungere alla grande festa della Pasqua eterna. Amen. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Andate e portate a tutti la gioia del Signore risorto. Alleluia, alleluia. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia. Regina.